vicino a me vedete Vittorio Caprioglio, Andrea Nerveppi, poi c'è la dottoressa Marazzina, Monia, sono nel vicino tutti, Marta, che sono poi la dottoressa Ceriani, che era vice direttrice della scuola, e il mitico Maltempi, mitico perché ormai è anziano, e poi la dottoressa Marafante, che è una delle nostre anime antiche. Antiche nel senso che viene da lontano. Allora, il tema di fondo, lo dico anche per quelli che sono del primo anno e quelli che sono nuovi, è su cosa si basa la psicoterapia. La psicoterapia si basa fondamentalmente su una constatazione. Che cos'è una constatazione? È una percezione. Come faccio a star bene? Noi facciamo un lavoro dove il centro con noi stessi è lo star bene. Noi facciamo questo lavoro per star bene noi in primo piano. Jung diceva che i pazienti riflettono il modo di essere del psicoterapeuta nella salute. Perché dicevo constatazione? Perché è molto diverso dire io ho l'ansia, devo mandarla via, dal dire io constato che c'è l'ansia. È molto diverso. È molto diverso. Cosa vuol dire constatare che c'è l'ansia, la paura, la tristezza? Vuol dire che ci deve essere un occhio che guarda il processo. Plotino, siamo circa 2000 anni fa, dice: guarda che quando tu non stai bene, e questo è un po' il perno del mio modo di concepire la psicoterapia, del nostro modo istituito di concepire la psicoterapia, guarda che quando tu non stai bene, quando senti dei disagi profondi, c'è un errore che non devi fare, ed è l'errore che commettiamo tutti. L'altro giorno mi ha chiamato una collega per dirmi: potresti vedere tu questa persona? Sai, si è appena lasciata col marito e per questo sta male. Io gli ho risposto: guarda, sta male. Che la causa sia il fatto che si sia lasciata dal marito è quello che dice lei ed è quello che pensi tu. Io credo che lei stia male in quanto non sta facendo il suo albero, la sua pianta. Cosa diresti di una quercia che non fa la ghianda? Noi possiamo vedere il malessere come causato da, non è quello che pensiamo noi, oppure il malessere come l'espressione di qualcosa che non sta avvenendo dentro ciò che sei. È molto diverso, è molto diverso. Plotino cosa dice? Plotino dice: guardate, non perdete tempo. Non pensate che i vostri disagi vengano da qualcosa o da qualcuno. Toglietevelo dalla testa. I disagi vengono dal fatto che stai partorendo e non lo sai. Quindi la prospettiva si capovolge completamente. La rottura delle acque della tua identità. Quindi il disagio sarebbe una breccia che il mondo inconscio si apre per poter esprimere saperi, talenti, poteri, capacità, innovazioni, destini che altrimenti non si possono svolgere. Quindi, questo ne deriva che il terapeuta deve essere prima di tutto, più di tutto, un occhio che guarda, non un occhio che pensa. Quindi
se i disagi sono i parti dell'anima, animo, soffio, la più grande idiozia che noi potremmo fare è quella, uno, di consolare, due, quella di spiegare, tre, quella di interpretare, quattro, quella di interferire, quinto, quella di pensare che debba migliorare il paziente. Sesto, ma prima, che nei suoi disagi vi sia una causa. Lo so che siamo abituati da una cultura psicologica di più di 100 anni a cercare le cause dei nostri disturbi, ma mentre questo funziona per il metodo scientifico fino a un certo punto, dove noi pensiamo che il battere della polmonite sia la causa della polmonite, togliamo il battere e la polmonite se ne va, così è. Nel mondo psichico non è così. La tua storia, il tuo passato, i tuoi ricordi, gli affetti genitoriali, sono elementi del tutto secondari. Il dolore dipende esclusivamente, come ricorda meglio di me Hillman, dal fatto che tu non stai facendo la tua pianta. Che direste, dice Jung, di una tigre vegetariana che è una pessima tigre? Quindi staresti male non perché è accaduto qualcosa nel tempo, ma perché semplicemente la tua natura sta cercando di emergere e poiché la resistenza dell'io è molto forte, emerge con un disagio. Forse, dicono alcuni autori, il disagio può essere necessario per aprire le porte a qualcosa di sconosciuto che vuole restare sconosciuto. Bisogna capire una cosa importante. L'anima, come il seme della pianta, vuole restare sconosciuta. Virgola, da cui ne deriva che parlare di sé non fa bene, anzi fa molto male. Questo è il pensiero che ha ispirato tutta la tradizione. Se volete leggere un bellissimo libro, se vi capita, di Jean Chevalier e Alain Gavrant, Dizionario dei simboli, miti, sogni, costumi, gesti, forme, figure, colori, numeri, è un libro scritto da questi due grandi studiosi, dove vedono in ogni oggetto, in ogni... qualcosa che non compare direttamente. Cosa vuol dire simbolo? Simbolo è, certamente dal punto di vista reale, questo è un bicchiere, non abbiamo dubbi, no? Simbolo vuol dire semplicemente che c'è di più. C'è qualcosa che non vedi, che è lì nell'azione, ma che non vedi. C'è di più. Allora, quando il paziente individua il problema, quando tu individui il tuo problema, tu non sei nel mondo interno. Sei nel mondo esterno che guarda il terreno della pianta, non vede più la pianta. E quindi la semenza, Alice vieni qua, il sé non può agire. Quindi è molto diverso avere in mente l'idea di colludere col paziente per allontanare il sintomo dall'idea di guardarlo come una presenza evolutiva. La partita cambia radicalmente. Certo che il paziente può avere un occhio ostinato sul sintomo, ma è molto importante che il terapeuta guardi il sintomo senza la minima idea di correggerlo. Vi parlo di questo caso, si chiama Annette, colloquio registrato a mano, lei parla io segno. Ansia, tachicardia, quella che lei chiama un'angoscia perenne,
e attacchi di panico. La seduta comincia col silenzio. Annette che piange. Annette ovviamente un nome inventato. Piange e dice: anche quando vivevo con i miei, quando ero giovane, mi dicevo che dovevo andare via da casa. Ma non ce l'ho mai fatta. Sa quando sono uscita? Quando mi sono sposata. È stato un ripiego, una fuga. Io mi sono sposata per fuggire dalla famiglia, da mia madre, una donna veramente opprimente. L'occhio che identifica l'interno. La donna che non riusciva a venire via da casa. Quindi siamo nel mondo della rimembranza. Io ricordo, no? Mi sono sposata di fatto per uscire da casa. È stato un ripiego, una fuga. Mi sono sposata per fuggire una famiglia da mia madre, una donna veramente opprimente. Quindi il quadro che lei fa è un quadro dove c'è una madre opprimente, un matrimonio come fuga, una autocritica molto forte sul passato, lei che non riusciva a venire via da casa, e tutto questo è collegato al suo disagio, il che non è assolutamente vero. Non c'è mai niente che causa il disagio. Nella psicoterapia il nesso di causalità è il peggior nemico del paziente e del terapeuta. Raffaele, cioè io, le domande, c'è altro? Questa è una domanda chiara, c'è altro? No? Che io pesco dal taoismo. Perché? Il taoismo, che è stato forse il pensiero più importante che sia mai esistito, che tutti gli psicanalisti tenevano sul comodino, i grandi psicanalisti, sul comodino, Jung per primo. Il taoismo si basa sull'idea che quando tu guardi una cosa, guarda che c'è dell'altra. E il compito vero della psicoterapia è vedere dell'altro che tu non stai guardando. Una cosa semplice. La psicoterapia è semplice. Jung diceva: nella vita contano tre cose. Essere naturale, sine doxa, senza opinione, è semplice. Sapesse com'è difficile essere semplice. Semplice vuol dire che le cose sono così e non devo fare niente per cambiarle. Nel c'è altro, il taoismo cosa sta dicendo? Guarda che tu stai guardando la dottoressa Ceriani, ma contemporaneamente nella stanza ci sono le lampade, c'è la lavagna, ci sono altre persone, sono dei quadri, c'è altro. Annette, non ho combinato niente. Non sono mai felice, anche con i figli, tante responsabilità. Quindi il suo percorso è tutto dentro un mondo che non funziona. Nel mio c'è altro. Non c'è la parola raccontami la tua storia, c'è altro. Io faccio: ah, anche con l'altro, sarebbe il suo amante, non sono contenta. Mi piace fisicamente, ma poi non vedo l'ora di venire via. Sono piena di sensi di colpa, di paure, di ansia. Poi mio marito è geloso, forse il sospetto fa finta di niente. Con l'altro c'è solo sesso, ma lui vorrebbe di più, vorrebbe vivere con me. E io sto in silenzio un po' e poi le dico: no, mi domandavo cosa piace ad Annette. L'altro giorno sono andato al TG2 Italia, no? E la conduttrice, che non sentivo da 10 anni, ho passato 15 anni, 10, 12 anni, no? Ci siamo incontrati per caso a un convegno a Roma, a Villa Panfili, dove c'era anche il fisico Zichichi, no? E lei mi raccontava, io la conoscevo da un po' di tempo,
tutte le cose che funzionano nella sua vita, no? Sai, nella televisione sto diventando una brava, mi stanno dando più spazio. E io facevo, ah, questo lo metteremo al congresso. Perché, sai, mi faceva l'elenco di tutte le cose nella vita che faceva e che funzionavano. E io gli ho detto semplicemente queste parole, ma io non ti ho chiesto cosa funziona, ti ho chiesto cosa ti piace. Lui non l'ha neanche sentito. Come cosa mi piace? Cosa ti piace? E lei, dopo ci siamo persi di vista, lei mi ha detto, sai che questa frase, cosa ti piace, è diventato un mantra dentro di me. Perché io ero con mio marito, ma diceva, ma a me mi piace. Ma non mi piace questa cosa. No? Io avevo anche detto una cosa, constatare cosa ti piace non vuol dire intervenire. Vuol dire constatare cosa ti piace. Poi ci pensa l'inconscio intervenire. Io vedo che tutte le persone fanno sforzi inutili per raggiungere mete inutili. E credono che nell'occuparsi della meta inutile, che per loro è molto importante, si sfiniscono, si stancano, No, perdono di vista che cosa gli piace. Magari posso passare anche 20-30 anni. Magari puoi giocarti una vita intera senza sapere cosa ti piace. Vabbè. E io le dico, dopo questo silenzio prolungato, mi domandavo cosa piace ad Annette. E lei mi fa, tipo? Ho detto, chiuda gli occhi. E immagini una scena in cui lei si sente a suo agio. E mi fa, per esempio, non so, una scena naturale, con i fiori, quello che preferisce. Chiude gli occhi. E questa donna tormentata stava sempre... No, chiude gli occhi in un attimo e fa, io in Sicilia, con i fiori di mandorlo, vestita con un abito lungo, bianco, ma non è un matrimonio. Allora la domanda, ed è una domanda importante, è se ciò che siamo non è ciò che conosciamo di noi, noi inseguiamo nell'io progetti, percorsi, idee, ma ciò che siamo non sono i progetti che perseguiamo. Ciò che siamo è qualcosa di sconosciuto che vuole star conosciuto, sconosciuto come il seme che poi diventa radici nella terra. E che dal momento della fecondazione, almeno prima non sappiamo, in poi, ha costruito l'essere che sei, senza titubanze, come dice il pensiero zero. Quindi i nostri disagi derivano da un'interferenza con ciò che sei e che non sai cosa sei e non sai che cosa non sai cos'è. Ora la domanda è, ma io come faccio a stare in contatto con quel me sconosciuto che tuttavia non vuole rivelarsi e che non devo neanche conoscere? Allora ci vengono in soccorso i maestri, perché i maestri... Jung, per esempio, aveva un pessimo carattere, pessimo. No? Ho visto un'intervista di Brera qualche giorno fa, sei il giornalista sportivo, che ricorreva il centenario della nascita, mi sembra, che da alcuni è considerato forse il più grande scrittore italiano del mondo sportivo che sia mai esistito. Ma non solo nel mondo sportivo, anche della tradizione. Lui dice che io so che sono molto antipatico, con carattere così, ma diffidate da quelli simpatici, buoni,
perché sono tutte persone che recitano. Allora, perché ci hanno aiutato i maestri? Perché i maestri hanno incominciato a conoscere il mondo interno, guardandolo da quella direzione che Hillman chiama l'occhio eccentrico, che si acquista via via negli anni, non è una cosa che si sviluppa da sé, va coltivata. E questo mondo delle radici, del seme, può essere contattato in modo indiretto, perlomeno, con le immagini. Noi non sappiamo come fa un seme, una ghianda, a diventare una quercia. Non sappiamo neanche come funziona. Non sappiamo come un uovo assume in sé il progetto della tua esistenza. Tutto il mondo animale è figlio di un uovo, tutto. E il nostro cervello è ciò che più di tutto assomiglia a un uovo. L'occhio assomiglia a un uovo, a un seme. Noi non sappiamo come faccia una ghianda a diventare una quercia. Ma una cosa la sappiamo, che non sbaglia a fare la quercia. Quindi ci deve essere dentro la ghianda qualcosa che assomiglia a un'immagine, qualcosa che noi in modo sbagliato forse chiamiamo immagine. Sappiamo che la ghianda è condotta da qualcosa che le fa fare la quercia. Anzi, dovremmo dire che la ghianda è tutta la quercia e nello spazio più ridotto possibile. Nella ghianda ci sono i rami, ci sono i fiori, ci sono le foglie, ci sono le radici, ci sono i germogli. Sono contemporaneamente presenti. È questo che fa dire a un grande rabbino che le cose accadrebbero tutte insieme se non fosse stato inventato da chissà chi il tempo. Ogni cosa ha suo tempo. E questo per introdurre il concetto che questo è il tempo di tutti i tempi. Quando si dice quell'idiozia stare nel qui e ora, che è un'altra idiozia che abbiamo imparato, in realtà gli antichi non l'avrebbero mai detto, perché sapevano che qui, quale qui? Quello che vedo di questa stanza, ma se allargasse le pareti, come dice Bachelard, immediatamente entrerei in quell'ansia dell'infinito. Le cose sono qui e sono altrove. Quale tempo? Quale tempo? Il tempo dell'orologio? Qui? Perché dovrei stare qui? Qui che è il regno del finito? Qui dove le cose sono come sono? Qui? Ma gli antichi non si avrebbero mai sognati di parlare del qui e ora. Ci avrebbero preso per deficienti. Gli antichi avrebbero detto, guarda che adesso, proprio adesso, il tuo sguardo, se potesse vedere come può guardare un panorama, ah beh, allora saresti nella casa dell'Eterno. Anzi, sei nella casa dell'Eterno, non lo sai. Come vedete, a Nannette io non faccio raccontare la sua storia, lei che si sforza di raccontarmela. Allora, le immagini, in qualche modo, hanno alcune caratteristiche. Primo, non appartengono al tempo. L'immagine della rosa, del fiore, appartiene a qualche cosa che è lontano da me, ma io guardandola, immaginandola, vedo il fiore che vede me attraverso di me. Merleau-Ponty. Se noi sapessimo cosa accade quando guardiamo i fiori e li guardiamo senza intenzione, in un colpo diventiamo l'energia fiorile della natura. Così hanno detto i grandi gli antichi. Così hanno detto i sapienti, così diceva Plotino. È che il nostro occhio è misurato a uno spazio minimo. Il tuo Black, Thomas, cosa diceva? No? Che se l'occhio non guardasse in modo così limitato, vedremmo nel mondo le cose come sono, cioè infinite. Quindi il nostro compito è guardare oltre il tempo,
Insomma, ragionare come un'energia sognante. Questo è il compito della psicoterapia. Trasformare i sintomi in sogni, i sogni in presenza. Adesso vorrei dire una cosa, ieri il dottor Caprioglio, l'altro ieri, raccontava di un signore, no, raccontalo tu. Veniva dal Veneto, è venuto con una domanda, un perché. Un signore di 55 anni, provincia di Padova, dice: ma io vengo da lei per chiederle come mai non ho mai esaudito una richiesta di mia moglie. Che povera donna, io l'amo moltissimo, la santa, ho fatto una vita, abbiamo vissuto bene insieme, abbiamo due figli, ma è da tutta la vita, stiamo insieme da quando io avevo 18 anni, lei da me. Mi ha seguito a Milano quando io sono venuto a studiare, ho lasciato la famiglia, e mi ha sempre chiesto, portami via da qui, ti prego, l'unica cosa che ti chiedo è portami via da qui, ovvero dal paese, in provincia, dove vivono e dove vivono attualmente. E quest'uomo, informatico, persona piacevole, era angustiato dal fatto di non aver mai dato risposta positiva, di aver mai esaudito la domanda della moglie. Perché, dice, perché sono un egoista? Perché sono pauroso? Sì, poi ho trovato degli alibi, mi ha detto. La mamma che non sta bene, poi no, papà che è lo zio. Perché? Io allora ti ho raccontato che non siamo tutti uguali, dentro di noi ci sono delle radici profonde che ci caratterizzano, in noi c'è un modo originario di essere, perché ad esempio se osserviamo gli animali, ci sono degli animali stanziali e degli animali che migrano, che si spostano. E quindi facciamo questo esempio per dire che forse il suo rimanere lì ancorato aveva un senso più profondo. Che forse inconsciamente interpretava anche l'esigenza della moglie, che in alcuni passaggi era abbastanza ambivalente, no? Così come gli spiegavo che ci sono delle piante che si spostano, i cui semi volano lontano, ma altre no, che sono radicate profondamente, le loro radici, pensate ai cipressi, con dei fittoni profondissimi scendono nel buio della terra. Poi dopo arriva Pinorelli, no? Il giorno dopo vi racconto questa cosa e mi dice: sì, ma come era la moglie? Non lo so come era la moglie. Mi sembrava un pochino ambivalente, gli ho detto, perché ha fatto questa domanda al marito fin da quando aveva 15 anni, ma poi è molto legata anche alla famiglia d'origine, è una famiglia di falegnani, nonno falegname, fratelli falegname, perché lei è legata in maniera contrastata a questa famiglia. Quindi mi sembrava una donna che questo desiderio l'aveva, ma fosse un po' ambivalente. Mi fa, ma è chiaro, mi fa. Lei non gli ha chiesto di spostarsi, di andare a vivere al mare, come ripeteva il paziente. Lei, fondamentalmente, quello che stava chiedendo quest'uomo era un sogno. Fammi stare qui, ma fammi stare anche altrove. Fammi vivere oltre i confini della vita di tutti i giorni. Io voglio da te che mi porti lontano, mi fai viaggiare, mi fai sognare. Non tanto mi porti là. Questo è in sintesi estrema. All'ingresso del lato sognante, no? Noi, cioè, dottore, nella mia vita non mi sono. Per questo, nonostante il brutto carattere da 40 anni, lo continuiamo a seguire. Cioè, lei nel lato sognante presenta un'immagine. Io voglio andare via. Ma, dottore, io sto male perché io continuo a ricordarmi che non mi sono laureata mentre era il sogno di mio padre.
Oppure, un caso che serviva, io sto male perché non sono, mio padre mi ha chiamato, siccome aveva un sacco di disturbi, io l'ultima volta non sono andato perché dicevo che sarà uno dei soliti ed è morto. E quindi il rimpianto di non essere stato presente alla morte del padre. Sono illusioni, ma se io posso mettere nella realtà un sogno, portami via, io non ti sto dicendo andiamo via, portami via, ti sto dicendo guarda che io per star qui bisogna che sogni di andare altrove. No, Antonio, la partita è differente, se però lo psicoterapeuta non capisce che quel sogno è fatto per restare tale, perché se uno vuole andare via, va via. Se uno vuole separarsi, si separa. Non c'è psicanalista, psicoterapeuta, no? Se vuole separarsi, si separa. Ma diverso è star qui e sognare di essere altrove. Senza sogni non possiamo vivere. Possiamo vivere con tante cose, senza tante cose, ma senza sogni non possiamo vivere. Ma non sogni che si realizzano. Uno dei momenti più difficili della vita di una persona è quando un sogno si realizza. Perché il sogno non era fatto per realizzarsi, era fatto per sognare, per portare la vita onirica nella vita reale. Allora le dico, provi a immaginare di essere in un'altra epoca. Perché sognare di essere in un'altra epoca? Le dico, queste sono le mie parole mie, come se non esistesse il tempo. Però le dico, le do anche un'indicazione, sempre con i fiori di mandorlo intorno a lei. Perché io faccio questa scelta? Non è che ci ho pensato. Nel tempo ti viene una spontaneità, no? Perché sto cercando il lato antico di lei. Non mi interessa la sua storia, le sue menate, il marito, l'altro. Nessuno, per nessuno sono importanti le storie attuali. Neanche l'idea che hai di te. Questo è un po', come dice Jung, il concetto di peccatore della cultura cattolica, no? Noi, se analizziamo il nostro mondo interno, noi pensiamo sempre di essere sbagliati. Pensiamo che abbiamo un peccato da superare, una colpa che non va bene, qualcosa che è accaduto nel passato, e pensiamo che tutto questo influenzi la nostra vita. Non è vero. Diventa importante perché il nostro occhio guarda in quella direzione. Dopo qualche istante, occhi chiusi, sono nel Settecento, con un vestito largo e ballo. Ballo, ballo, ballo. Se voi fate chiudere gli occhi al 90% delle donne, risponde e gli dite, mi dica una situazione in cui lei era veramente contenta, gioiosa, eccetera, il 90% delle donne risponde che sta ballando. Quindi in ogni donna c'è una danzatrice. Che balli o no, c'è una danzatrice. Sono a mio agio adesso, mi gira la testa dalla gioia. Mi vedi come c'è stato un passaggio? Non sono contenta neanche con l'altro, mi piace venire a me, il marito è geloso. Ho sbagliato il matrimonio, no? Non ho combinato niente, non sono mai felice anche con i figli, tante responsabilità. E qui invece. Prima con gli occhi chiusi lei è in Sicilia con i fiori di mandorlo, vestita con un abito bianco, ma non è un matrimonio. E poi adesso, nella donna antica del Settecento, lei balla ed è felice, gioiosa. La nostra seduta è proseguita con gli occhi chiusi nel regno delle immagini. Ammetto, occhi chiusi, un'altra donna. Scompare la tachicardia e anche l'angoscia perenne, come lei la chiama, che l'ha portata in psicoterapia da lei. Occhi chiusi scompare il reale, il marito, i figli, l'amante. E questo è il punto chiave della questione. Un'altra energia si affaccia alla sua coscienza. Ecco il compito della psicoterapia. Permettere che un'altra energia si affacci alla coscienza. Il compito che abbiamo con noi.
permettere che un'altra energia che non conosco si affacci alla coscienza. E qui arrivo a un punto importantissimo. Il non poterci fare niente. Se prendete appunti, scrivetelo. Il non poterci fare niente. Vengo da lei perché non riesco a dimagrire. Ma domani faccio una dieta, poi un'altra. Vengo da lei perché gli attacchi di panico. Jung, il terapeuta deve portare il paziente a confrontarsi con una situazione insolubile, dove sia obbligato ad ammettere di non avere vie d'uscita, che peraltro neppure il terapeuta conosce. Allora, dice Jung, entra in funzione l'inconscio. Jung aggiunge, magari con un sogno. La parola magica è dire non posso farci niente. E aggiunge in un altro suo passo il no interfering, il terapeuta non deve interferire. Quindi buoni consigli, vedrà che andrà meglio, provi questo, provi quello. L'altro giorno, dopo giovedì, mi sono detto, ma io prendo psicofarmaci da anni, però quando immagino sto meglio, li ho ridotti un po', cosa dice? Aspetti, aspetti. La fretta di uscire dal sintomo è sempre il peggior nemico. Sì. Giusto, dottoressa Marazzina? Il segreto di tutti i segreti è lasciare esattamente le cose come sono. Ma come, dottore? Con mio marito, che è un inferno tutti i giorni. Lasciare le cose esattamente come sono, ma io guardo nella immagine del c'è altro. Dottore, mio marito mi ha lasciato con 4 figli. Ah, c'è altro? Dottore, mi ha lasciato senza una vita. Ah, c'è altro? Dottore, mi ha lasciato? E si è messo con quella più giovane di me, che è una cretina totale. C'è altro? Sì, no, si è messo con quella lì, non solo. Ma in giro tutti lo sanno. C'è altro? Nel suo c'è altro è tutta la storia. Mio marito, pinotonato, senza soldi, avvocato. Nel mio c'è altro? No, signori, intendevo dire se ci sono altre cose. No, guardi, sono andato a fare la spesa... Pensi, sai, io sono andato in Vestaglia, così mi sono messo sul cappotto, ma c'era uno che mi guardava, dico, c'è altro? No, e sono andato a scuola e alla professoressa gli ho detto, senta, mia figlia così come lei la sta trattando non va bene, ho cominciato a urlare, dico, c'è altro? No, con la mia amica l'altra sera siamo andati a un cinese e la mia amica mi ha detto, sai che ti vesti da suora? Sono andato a casa e allora ho cominciato a provare un vestito, poi un altro. C'è altro? Ma l'altro ieri sono andato a comprare la biancheria intima. C'è altro? Mi sono detto dal parrucchiere questa pettinatura bisogna che la cambio. C'è altro? Ecco, non sa una cosa, con mio marito andavo a vedere sempre film di guerra che a me non mi piacevano. Adesso sono andata con la mia amica Giovanna a vedere un film di romantico, di passione, eccetera. Ecco, nel mio c'è altro. Non c'è il c'è altro di te, della situazione accaduta. C'è altro. Quindi il disagio è un buon disagio quanto più non è affaticato dalla ricerca di risolverlo. Voi sapete che io
sono un sostenitore, io, tutta la scuola, l'energetica, Priolio, tutti noi, insomma, della resa. Quando i disturbi non passano è perché non ti sei arreso abbastanza. Quando i disturbi non passano è perché non ti sei arreso abbastanza. Io, la gente soffre soprattutto a causa di una visione troppo miope, di un orizzonte troppo limitato. Le persone non pensano affatto alle altre possibilità, che pure esistono. Quindi il mio paziente non sta male perché gli è successo qualcosa. Ma perché il suo orizzonte è limitato. E cambia tutta la partita. Sarebbe come se io fossi un oleandro e via via che mi identifico, io non vedo l'oleandro, ma vedo i gradioli. Questi sono i disagi. Gli antichi filosofi, Goethe fra l'altro, avevano un espediente quando non stavano bene. Nietzsche stesso. Non dicevano come facciamo noi. Sto male perché mia moglie mi ha lasciato, o perché mio fratello si comporta male, o perché il mio lavoro non è quello che sognavo. Non avevano mai detto così. Dicevano, sai cosa facciamo? Adesso noi andiamo in collina, a piedi, piano piano, saliamo e guardiamo il panorama dall'alto. Sapevano che uno sguardo panoramico ha poteri terapeutici che non ha lo sguardo attento. Senza saperlo facevano quello che dirà Bachelard 2000 anni dopo, che la coscienza attenta, la coscienza che vede il bicchiere, è la coscienza della malattia. La coscienza che guarda nel bicchiere l'allargarsi della concavità, del contenere, del femminile, la coscienza che guarda il panorama, è la coscienza del senza tempo della salute mentale. Quindi non il qui ora, ma una coscienza che si allarga perdendosi nello sguardo dell'infinito. Annette, quando immagino una donna fra i mandorli in fiore sto bene, non c'è più alcun disagio, non c'è più la sofferenza. Non c'è da scegliere, dottore, tra mio marito e quell'altro. Non c'è più niente che mi tormenta o che mi rattrista. E io le dico, mi chiedevo, qui naturalmente il colloquio è accelerato, no? Ma non è stato così rapido, mi chiedevo, dov'è la donna dei mandorli in fiore quando è a casa con la sua famiglia? Risponde subito, no, non c'è posto per lei a casa, assolutamente. E io la incalzo, ma quando è con il suo amante? Neanche lì, forse all'inizio avrebbe potuto trovare spazio, ma mi sono sentita subito sporca. Intanto siamo quasi alla fine della seduta. E io le dico, facciamo un patto, le va? Mi dica, sa che io lo ascolto sempre, non è vero? Dico, siccome sapevo che per un po' non sarebbe venuto, fa almeno tre volte nella giornata in casa, oppure quando è anche con quell'altro, insomma, lei cerchi l'immagine della donna tra i fiori e di mandorlo. La donna dei fiori di mandorlo che danza come in quella che è scena del Settecento che lei ha visto. Le dico, guardi, provi, non è difficile trovare qualche secondo per socchiudere gli occhi e immaginare. E lei subito mi fa, a cosa serve?
Guardi, semplicemente questa, far entrare nella sua vita, in famiglia, nel lavoro, con i figli, le amiche, quando va in palestra, quando fa l'amore, un'immagine del femminile che le appartiene e che vive fuori dal tempo, semplicemente questa. Questa immagine potrebbe essere la sua amica dell'anima, una preziosa presenza che sta al suo fianco, la protegge, si prende cura di lei, indipendentemente da chi è vicino. I greci facevano così. I greci facevano così. Imparavano ad avere vicino un compagno d'anima. Guido Rizzi, nel suo bellissimo libro sui sogni, dice che i greci non si sarebbero mai sognati di dire come stai. Avrebbero chiesto cosa hai sognato stanotte. Il sogno era il compagno dell'anima. E Annette risponde: sa che di lei mi fido, ci provo, non garantisco per 3 volte al giorno, ma ci provo. Noi ci vediamo una volta a settimana, ma per più di 15 giorni non è venuta a causa di una bronchite piuttosto impegnativa. Seduta successiva. Ho seguito l'immagine anche quando ero a letto con la febbre. La donna dei mandorli in fiore l'ho chiamata Anita, la mia siciliana amica dei fiori. Le dicevo: curami tu, io non voglio più pensare ai miei problemi. Ogni volta che chiudevo gli occhi e vedevo Anita, mi sembrava di entrare in un altro mondo dove non c'era nessuna preoccupazione, non c'erano i figli, decisioni da prendere, gli amori da scegliere. L'ansia è scomparsa totalmente. Mentre il batticuore arrivava ogni volta che mi dicevo che dovevo fare una scelta, che non ero contenta della mia vita. Sa cosa ho capito, dottore? Che Anita non voleva sentire le mie parole, non voleva che parlassi con lei. Non voleva sentire le mie menate, voleva che mi affidassi a lei e basta. E io ho fatto così. Benedetta febbre, mi teneva a letto debole, fragile, eppure stavo veramente bene. Ecco, se uno mi dicesse: perché stai male? Perché la donna misteriosa non c'è più. La donna misteriosa stava prendendo spazio dentro di lei. In fondo è semplice, non immaginare occhi chiusi. Anche quando ha ripreso a frequentare il suo amante, durante l'Eros, lei immaginava la sua vita immersa nei fiori. Le metamorfosi, i cambiamenti, vengono solo dalle immagini, mai dai pensieri, mai dai ragionamenti, mai dalle spiegazioni, mai dal cercare le cause nel passato e nella nostra infanzia. Le immagini non hanno mai niente di personale. Non sono tracce della nostra storia, sono come gli dèi o le dee, eventi senza tempo, che vengono dal silenzio dell'anima. Se uno dovesse dirmi qual è il cataclisma di quest'epoca, il grande problema di quest'epoca, è che noi non abbiamo più gli dèi, non abbiamo più le immagini. E soprattutto non abbiamo più il mistero. Esco con lui, esco con lei, serata preliminare, facciamo l'amore e poi andiamo a vivere insieme, ci fidanziamo, ci sposiamo o altro. La parola d'ordine oggi è concludendo. Allora dai, dimmi, concludendo. Immaginando non è concludendo. L'immagine è qualcosa che funziona senza scopo. Una buona vita è senza scopo. Lo scopo, avrebbero detto i greci, l'avrebbe scelto il Dio. Qual è il Dio degli psichiatri, degli psicanalisti, degli psicologi, degli psicoterapeuti? Non è un Dio cattolico. Gli egizi avrebbero detto Thoth. L'animale sacro sarebbe stato l'ibis. L'animale degli psicoterapeuti è l'ibis, che è una variante di Thoth, che a sua volta è una variante di Hermes. Gli egizi, forse i più grandi conoscitori del mondo interno, insieme ai taoisti. Pensate che Platone ha aspettato 10 anni per poter essere ricevuto in Egitto. L'uomo che ha fondato la filosofia occidentale, gli egiziani non lo ritenevano all'altezza. E l'hanno fatto aspettare 12 anni.
gli egiziani chiamavano i greci barbari. Quindi quando un paziente viene da noi fondamentalmente è perché ha perso l'immagine, perché non c'è più mistero, perché il reale l'ha soffocato e perché, come dice Jung, una visione troppo miope, una visione troppo limitata. È un salto quantico fare entrare un'immagine nella vita di Annette. Questa immagine è diventata per Annette, Anita, era l'immagine guida. È stato facile trovarla, bastava chiudere gli occhi e andare a fare le visite. È importantissimo evitare ogni collegamento delle immagini con il passato. Forse Anita, dottore, rappresentava la mia infanzia siciliana quando ero una bambina felice, mi ha detto una volta Annette. Non credo sia vero. Io evito in psicoterapia sempre di collegare le immagini fuori dal tempo alla storia del paziente. L'energia dell'immagine, a me piace molto la parola energia, che noi usiamo poco, anche come cultura. L'energia, per intendere, una forza che si muove a nostra insaputa. L'energia dell'immagine ha potere solo nell'adesso, non va collegata a nessun'altra stagione della vita. L'energia del passato è stagnante, popola l'inconscio di pozzanghere, mentre le immagini sono onde dell'oceano primordiale, dell'acqua eterna che costituisce la nostra essenza. Anita, la donna siciliana, dei fiori in mandorle, dei mandorli in fiori, possiede energia creativa, terapeutica, rigenerativa che Annette ignora. Annette è guarita completamente, ha una più ansia, una più batticuore e non ha deciso. Ha smesso di dirsi che doveva scegliere tra il marito e l'amante. Nel frattempo ha scoperto interessi che aveva completamente ignorato e che aveva smesso di coltivare. I disagi non sono personali, non sono figli della nostra storia, sono sempre un'assenza di cosmo, di senso, di energie antiche, di dei che si sono allontanati. Io i pazienti non mi faccio raccontare la loro storia, assolutamente. E quando vogliono raccontarmela gli dicono che non mi interessa. Se ti fissi sulla tua storia diventi un manichino, ossia come tutti gli altri. Anche perché ho scritto in questo periodo un libro sulla metamorfosi dove mi ha aiutato molto Vittorio. Dentro di noi, dal momento della fecondazione, almeno, che sappiamo, noi siamo stati sottoposti a continue metamorfosi. Non siamo quelli di ieri, ma non ce ne accorgiamo, l'occhio è stantio, è stagnante. Nel gruppo giovedì l'altro giorno c'eri quando c'era quella signora del tradimento? No? È un anno e mezzo, una donna ha avuto 45 anni, eh? Un anno e mezzo, che lei è concentrata sul tradimento del marito. Andava tutto così bene, ma il tradimento ha rovinato la vita. Tutto funzionava, tutto perfetto, ha tradito. Stiamo ancora insieme, ma lui ha tradito. E l'occhio è confinato a questo sguardo. Stava meglio al fine, no? E se io sono quella tradita, e tutta la mia identità in quella tradita, se io sono quello tradito, la mia identità in quello tradito, io non ho chance. Ma se in me c'è un'immagine, una donna che balla, che danza, una donna antica, come abbiamo fatto in seduta, io entro in un altro regno, perché nel regno del pensiero che guarda il disagio non ci sono soluzioni. Le frasi che si dicono sono sempre le stesse, non doveva succedere, perché è successo proprio a me, perché con quella là. E sono arrivato alla conclusione di pensare che
Io non devo individuare il problema. Il problema è mio padre che mi ha sempre trattato così. Se lo individuo, nel frattempo il padre è morto, non c'è più. Il problema è irrisolvibile. Quindi stiamo male perché le metamorfosi che avvengono, avvengono senza di noi. Così come dici. Quindi in questa concezione, in questa visione, il perdono dove si colloca? Il perdono? Sì. Toglietevelo dalla testa. Ok. La Bespalov, che è stata una delle grandissime studiose del mondo greco, dice che i greci non conoscevano la parola perdono. Ma conoscevano l'oblio. Conosciamo la parola oblio. Un'altra cosa. E cita quando il vecchio Priamo va ad Achille, guidato dalla dea per non essere visto, arriva nell'accampamento per riavere il corpo di Ettore, no? E Achille dice: vecchio, dimentichiamo, tu il tuo dolore, io il mio. Dimentichiamo. E c'erano insieme. Tu non riavrai tuo figlio, io non riavrò Patroclo. Dimentichiamo. E la Bespalov dice che in quella situazione, per un istante, Omero ci ricorda, ricorda a tutti noi, che l'oblio, testuali parole, è una goccia dell'immenso eterno. Noi siamo una cultura della memoria ossessiva. Perdonare è un atto malefico. Perché è malefico? Primo, perché richiede uno sforzo. Per molto tempo, dopo un gravissimo disagio, la vendetta ha un grande valore terapeutico. Io posso star bene perché penso di vendicarmi. Poi si deve andare altrove, perché se rimane la vendetta, tu vivi nell'attesa di vendicare un gesto che è accaduto tempo fa. Tu non sei quello di allora, non sei quello di adesso e non sarai quello che sarai domani. Tutto si ferma su un'idea malata di permanenza dell'io. Noi non siamo permanenti. Come posso perdonarti una cosa di 10 anni fa che io non sono stato 10 anni fa e la cosa che è accaduta non è quella che... Anche in un atto tragico, ha scritto una signora, mica la cosa, Vittorio, la Chiara hanno letto la lettera, no? Ha scritto una signora, dice, incazzatissima, dicendomi: ho letto, vieni, fammi là. Non c'è più posto? E dietro c'è il scuro. Sì. No, c'è tu, no? Devi, cammino, prendo la sedia, tranquillo. Guarda, io sono andata a fare. Volevo creare tutto questo. Buongiorno. Lei è Pamela. Ho avuto anche un posto, sono Pamela, ciao, piacere. No, tu dove vai? Mi piace tutto il posto. Come? Devo andare al lavoro. Ah, vabbè, va. Seguirò online. Ciao. Ciao. Allora, mi è arrivata questa lettera di una signora che dice:
ho letto gli ultimi due suoi libri, così non sono per niente d'accordo che i dolori possano passare, no? E men che meno sono d'accordo che possano passare. Io parlo molto delle azioni minime, della presenza nelle cose. Stai scrivendo, stai piantando la pianta, un tema antichissimo, no? Delle immagini, sono parte delle cose che ho detto stamattina. Cioè, non sono d'accordo perché la mia amica è morta un figlio, suicida, no? E io ho letto questo libro per trovare un conforto da dare alla mia amica. No? E le ho risposto dicendole che cosa facevano gli antichi per i morti? Non li personalizzavano, ma li immaginavano. Ad esempio, una signora che anziana che mi è venuta ai gruppi del giovedì, che era morto il marito con cui lei aveva un rapporto, secondo lei, bellissimo. E dico, ma qual era la scena dove voi stavate meglio? Ah, fare le nostre cene. Beh, allora, prepari la tavola. Dove stava seduto lui? Bene. Versa il vino. Ma mi mettevo qui, metto quel vestito. E immagini la sua presenza, lei gli parla. Ma lui non parlava tanto, stava abbastanza zitto, che non è un bel carattere. Bene. Ma anche le scene, erotiche. Perché chi è che ha detto che l'immagine è meno importante del reale? I morti vanno immaginati. Il più grande saggio che ha avuto l'ebraismo, Baal Shem Tov, che è stato il maestro del Majid, Jung dirà che la figura da cui ha imparato più di tutto, Majid è del 1700, è stato il Majid, che era un ebreo cassidico, che dice nel 1700 le cose che diciamo noi, un po' prima, forse anche meglio di noi. E quando Baal Shem Tov, una donna, va a dirgli: maestro, ho perso il mio grande amore, cosa posso fare? Siamo nel 1700. Dà una risposta pazzesca. Pensa a lui, che vuol dire immaginano, quando godi. Quindi, le sta dicendo, nel sesso, che tu lo faccia da solo con altri, immaginano. Quindi riporta la sua immagine nel piacere e dà all'immagine il valore dell'eternità delle cose. Se possiamo immaginare i morti vivono perché noi siamo vivi. Un discorso, io detesto i medium, quindi chiarisco subito, no? Detesto quelli che parlano con i morti, ritengo tutte sciocchezze, però ritengo che custodire un'immagine è il compito di chi è vivo per le persone che hanno perso. Così facevano gli antichi. Noi abbiamo creato una cultura, io una cosa che dico che non fa molto piacere agli psicologi, agli psicoterapeuti, agli psicanalisti, che quando tu vedi un psicoterapeuta e sul suo tavolo trovi i libri del pensiero moderno e non trovi dei libri, non so, il taoismo, i simboli, ciò che parla del pensiero antico, scappa, scappa, perché ti vogliono curare col pensiero moderno, che è una malattia, è una grave malattia, è una gravissima malattia. La tua storia non conta niente, conta che sei oggi come allora un eterno che si sta trasformando nel mondo. Vedere te stesso come un palazzo, dice Jung. Al primo piano riconosco Raffaele.
mi dico, toh, guarda, io sono quello lì che fa quelle cose lì. Mai nessuna definizione di te, mai. Mai dirsi io ho questo carattere, io sono così, no. Ma al piano terra le cose sono molto differenti. Al piano terra si sta entrando in un regno oscuro. E nei sotterranei ci sono le radici, le fondamenta, che non ragionano come te. Voi pensate una cosa che dico spesso, che le radici stanno nascoste, fanno la pianta e non la vedono. Non vedono i fiori colorati che fanno. Quando si parla del sé, una parola difficilissima, il sé, il selbst, la parola sé viene per la verità inventata da Nietzsche, il sé stesso. Forse Grodek lo dice meglio con la parola es, a cui dà una totipotenza, es, un essere sconosciuto. Io sono seduto su un essere sconosciuto che sta facendo me e che è del tutto indifferente a come io vedo il mondo. Allora la domanda è: com'è il rapporto che c'è fra il nucleo, il sé e la superficie? Com'è? Quindi il mondo che vedo, ciò che conosco di me, sono soltanto illusioni? Sì, sì. Dottore, stavamo così bene insieme, noi stiamo così bene insieme, la nostra vita è stata una vita perfetta. Arrivo a casa, lei mi preparava la cena, dolce, affettuosa, tutto perfetto. Nella superficie. Sono tornato a casa prima delle vacanze e mi ha detto, la vita avanti, vita così non può andare mai avanti. Non mi ha visto mia moglie così aggressiva. In un mese l'ha lasciato. Mai fidarsi delle apparenze. Mai fidarsi delle apparenze.